L'Unione Europea ha fatto dell'innovazione tecnologica una tra le principali leve di sviluppo per il settore pubblico. In linea con questo è nato il progetto Sunfish, che attraverso la realizzazione di 3 casi d'uso nelle pubbliche amministrazioni in Italia, Malta e Regno Unito, ha dimostrato la praticabilità e sostenibilità della soluzione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, supportato dal partner tecnologico Sogei, è protagonista del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione italiana, promuovendo sicurezza, efficienza e sostenibilità. Il Ministero degli Interni ha accettato di essere coinvolto e di condividere con il Ministero dell'Economia questa sfida. Il MEF supporta l'intera pubblica amministrazione italiana tramite un sistema di pagamento degli stipendi unico, NoIPA, che attualmente gestisce circa 2,1 milioni di dipendenti pubblici e oltre 51 miliardi di euro in pagamenti annuali. A partire dal 2015, l'ingresso obbligatorio in NoIPA delle Forze Armate e di Polizia ha incrementato del 25% la quantità dei cedolini da gestire ogni mese. Il problema maggiore è scaturito dal fatto che il Ministero dell'Economia non può ricevere alcune informazioni sensibili relative al personale di Polizia e delle Forze Armate. Pertanto, lo scambio dei dati avviene secondo metodi poco efficaci ed efficienti. Questa è stata la ragione che ha spinto il MEF a cercare una soluzione. La soluzione Sunfish. I dati relativi alla residenza del personale di Polizia e Forze Armate sono strettamente confidenziali e non possono essere divulgati. Ciò ha comportato un problema nel calcolo delle addizionali comunali e regionali IRPEF. Il Ministero dell'Economia ha quindi chiesto al Ministero dell'Interno di installare nel suo cloud privato uno smart contract software basato su tecnologia blockchain. Questo software, immodificabile, permette al Ministero dell'Economia di ricevere dal Ministero dell'Interno dati già computati e non sensibili. Il MEF può così produrre cedolini stipendiali senza conoscere alcuna informazione riservata. Pertanto, la tecnologia blockchain applicata alla piattaforma Sunfish garantisce maggior sicurezza e in particolare permette anche una governance democratica della federazione cloud, ossia la possibilità di amministrare la federazione senza la necessità di un amministratore centrale. Talune componenti Sunfish sono già utilizzate nel contesto del programma di trasformazione digitale di NoIPA chiamato Cloudify NoIPA. Il nuovo sistema sarà presto disponibile a più di 3 milioni di dipendenti della PA per oltre 11.000 enti pubblici, divenendo il più grande servizio di questo tipo al mondo. La piattaforma Sunfish può potenzialmente condurre il settore pubblico europeo verso nuove frontiere, rappresentando una soluzione capace di superare gli attuali livelli di frammentazione dei data center caratterizzati da bassi livelli di efficienza e sicurezza. La Federazione Transnazionale delle Infrastrutture IT di amministrazioni diverse, in grado potenzialmente di agire come cloud service provider per il settore pubblico, genererebbe opportunità incredibili e benefici per tutti i cittadini europei.